Volevo chiedere soltanto un'opinione politica sull'intesa raggiunta dal suo partito con Mizzica, che è un'intesa che fino a pochi mesi fa sembrava irraggiungibile anche sulla base delle cose che dicevano gli esponenti di Mizzica. E quindi volevo conoscere la sua opinione anche al culmine di questi 5 anni, anche se gli ultimi 2 sono stati senza il Consiglio Comunale che è stato rappresentato da Fabio Termine. Sì, allora io al momento in cui siamo, nel momento in cui ho deciso di non candidarmi, lo ribadisco per ragioni proprio personali e familiari, lo ribadisco, è evidente che un nuovo progetto amministrativo deve essere portato avanti in questa città. È evidente che in questo momento il progetto amministrativo più vicino anche dal punto di vista ideologico dei valori rispetto a quello che è stato fatto è il progetto che si sta costruendo intorno alla candidatura di Fabio Termine. Quindi credo che sia una scelta in questo momento in qualche modo dovuta, no? Perché poi bisogna scegliere per affinità, per condivisione di ideali, e in questo momento è il progetto più vicino. Rilacciandomi alla domanda di Massimo proprio su Fabio Termine, lei ha parlato di spintoni, pressioni politiche che ha subito in questi anni, ha anche parlato delle difficoltà nell'essere primo cittadino. Pensa che Fabio Termine possa insomma assumere questo ruolo anche vedendo la sua insomma di esperienza? Crede che sia pronto per questo? E certo che sì, e perché no? Chiunque può fare il sindaco della città, perché ci vuole grande volontà, grande senso di responsabilità, grande spirito di servizio. Ma poi tra l'altro Fabio Termine ha anche un'esperienza politica, non è un diversamente giovane, perché non è un ragazzo, ma ha alle spalle un'esperienza politica importante. E poi ovviamente bisogna anche tenere conto della squadra che c'è accanto ad un sindaco, perché no, non lo vedo assolutamente inferiore, anzi, rispetto agli altri. Lei ha detto noi abbiamo scelto insomma alcune notizie di non comunicarlo, comunque non abbiamo dato una particolare rilevanza alla comunicazione. Questo non crede che sia stato un errore? E riallacciandomi anche alle domande che sono state fatte precedentemente, Fabio Termine in tutte le interviste che ha reso fino ad oggi ha detto: per me il bilancio dell'amministrazione Valenti è stato fallimentare, però noi costruiamo un progetto nuovo. Ecco, se anche Fabio Termine dà un giudizio di questo tipo, lei non crede che sul piano della comunicazione alcune delle notizie, io non mi vergogno a dirlo, le ho apprese oggi tra quelle che lei ha comunicato, e quindi quello che lei considera un vantaggio, comunque una linea dell'amministrazione, non crede che sia stato un errore che anche Fabio Termine non ha capito? Il fatto che Fabio Termine non l'abbia capito, me ne farò una ragione, detto onestamente non è una cosa che mi possa preoccupare più di tanto, anche dal mio punto di vista la sua opposizione è stata fallimentare negli anni in cui è stato consigliere comunale, quindi diciamo che questo è il passato. Per quanto riguarda la comunicazione sono d'accordo, sì, si doveva comunicare decisamente di più, con una modalità diversa, ne sono assolutamente convinta, perché così, perché il mondo di oggi cammina su questo, sull'esposizione mediatica, sul messaggio che deve arrivare, e quindi questo è stato sicuramente un deficit dell'amministrazione, lo riconosco, e se tornassi indietro credo che punterei decisamente di più su questo tipo di attività, perché tutte queste cose probabilmente neanche voi giornalisti le conoscevate, ma è colpa nostra che non ve le abbiamo comunicate, certamente non è colpa vostra non saperle. Quindi sì, sono d'accordo. Vorrei fare anch'io una domanda, sindaco. Ha fatto riferimento alle terme dicendo chiaramente che l'amministrazione comunale è stata presa in giro dalla regione, così mi pare di aver sentito dalle sue parole. E ha fatto anche un riferimento alle transenne, dicendo che chi afferma oggi di poter fare un falò con le transenne sbaglia, perché non si può fare, si potrà fare solo dopo la realizzazione della nuova rete idrica cittadina. Ecco,
partendo da questi presupposti, lei però per che cosa vorrebbe essere ricordata? Ha fatto un lungo elenco di cose realizzate, ma nella memoria dei cittadini per che cosa vuole essere ricordata? Allora, intanto quando io ho parlato delle terme non credo che sia stata presa in giro l'amministrazione, perché quella sarebbe stata poca cosa. È stata presa in giro la città, mi permetto di dire. E quindi, a proposito di terme, io sono convinta che ciascuno di noi si deve sentire preso in giro. Tutti, indistintamente, di qualunque colore politico. Non è un problema legato ad una posizione a un posizionamento politico che fa riferimento a questa amministrazione, al governo regionale. È un dato, a mio modo di vedere, assolutamente oggettivo. In ultimo è arrivata una nota sul 1,5 milioni che la regione ha destinato per l'imbellettamento del patrimonio termale, e cosa quasi incredibile, c'è scritto il comune o Turriciano che ci diano il progetto per 1,5 milioni di euro. Ma di che cosa parlano? Quindi sulle terme possiamo dire che la regione, sul governo regionale, si deve stendere un velo pietoso, e questo velo pietoso io mi sento di rappresentare la città quando lo dico. Non è l'amministrazione ad essere presa in giro, le terme gridano, ma grida la città che, con riguardo alle terme, quindi questo che sia chiaro. Con riguardo alle transenne, lo confermo. Con riguardo alle transenne, lo confermo, perché se non si cambia la rete idrica, anche il... Intanto sono lavori che attengono al servizio idrico, tanto diciamocelo anche, no? E quindi c'è un problema della rete idrica e di tutto il danno che ha creato Girgenti Acque, perché se la rete idrica è in questo stato è anche perché le manutenzioni non sono state fatte negli anni e adesso sta venendo giù il disastro. E quindi se noi non risolviamo la causa, l'effetto, dico, mi pare logico, no? Non serve a nulla. Io posso mettere il cemento qua, dopo un 100 metri scoppia da un'altra parte. Quindi lo confermo, non si può fare un falò delle transenne se non si risolve la causa, perché non serve a niente coprire se non si risolve la causa. E per risolvere la causa il vero intervento è quello che riguarda le reti, rete fognaria e rete idrica, e aggiungo un sistema di servizio idrico che non sia più affidato a Girgenti Acque. Ebbene, per quello che mi riguarda, Girgenti Acque non c'è più, il finanziamento sulla rete idrica l'ho ottenuto, il finanziamento sulla rete fognaria e PAF è partito, abbiamo consegnato i lavori col commissario poco tempo fa. Con riferimento a che cosa, perché cosa voglio essere ricordato, questo non credo che lo debba dire io. Io sarei assolutamente presuntuosa a dire ai cittadini per cosa devono ricordarmi. Ciascuno penso che mi ricorderà per qualcosa, può darsi che ci saranno anche quelli che non mi ricorderanno per niente, ma non è questo quello che io cerco. Non mi interessa, io ho fatto questo, io, per me è stato veramente servizio, e sfido chiunque a dire che non sia così. L'ho fatto col cuore, l'ho fatto con l'anima, l'ho fatto con la piccola competenza che ho, l'ho fatto con una grandissima determinazione e con un grandissimo coraggio. Tutto questo da persona trasparente, da persona libera, da persona per bene, da persona onesta. Dopodiché i risultati sono scritti, sono documentali, non mi sono inventata nulla. Queste sono soltanto pochissime cose delle cose che sono state fatte da questa amministrazione. C'è chi ricorderà l'amministrazione per il PRG, c'è chi lo ricorderà perché si è occupata di sociale, c'è chi lo ricorderà perché abbiamo aumentato il porta a porta e sistemato il bilancio, c'è chi la ricorderà perché si è avuto l'impulso di un modo nuovo di fare turismo, di un modo nuovo di fare turismo. C'è chi la ricorderà per tutti i finanziamenti che abbiamo ottenuto, c'è chi non la ricorderà, le criticherà soltanto. No, non rientra nel mio modo di essere, non sono io a dover dire per cosa deve essere ricordata. Grazie. Scusate, hai spesso parlato, non solo oggi, ma nei 5 anni
nel corso del quale hai amministrato, dei concetti di libertà e trasparenza che immagino ti sono molto cari. E hai detto spesso che non sei mai sceso a compromessi, che ci sono state comunque delle pressioni nel corso di questi 5 anni, e lo hai ribadito anche oggi. Vogliamo capire meglio cosa sono le pressioni di cui parli, cosa sono quelle richieste di scendere a compromesso che non hai accettato in questi anni? Allora, la politica è l'arte della mediazione, la politica è l'arte del compromesso, tra virgolette, no? Perché poi chi fa politica deve trovare un punto di equilibrio, altrimenti non è politica. Quindi non faccio riferimento a questo. Questa è la buona politica. La buona politica è l'arte della mediazione, è individuare l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo andare a definire i contorni, andare a trovare un punto di incontro. E non è questo. Quando io parlo di ricatti, di spintoni, di pressioni, è ovvio che non faccio riferimento a questo, perché se ho fatto il sindaco 5 anni è evidente che la mediazione, l'equilibrio, l'interlocuzione, il confronto l'ho dovuto portare avanti, perché altrimenti non avrei fatto il sindaco. Quindi non faccio riferimento a questo. Io faccio riferimento a tutte quelle volte in cui qualcuno, alcuni hanno pensato di stritolarmi imponendomi scelte che io non condividevo. La mediazione, l'equilibrio, il confronto significa condivisione, no? Condivisione, condivisione di scelte, condivisione di modalità, condivisione di obiettivi. Ma nessuno può imporre una modalità, un obiettivo, una scelta. Questo è. Io non ho mai accettato che qualcuno mi imponesse di fare qualcosa nella quale io non ero convinta, che non rientrava nella libertà della mia scelta. Ma certo, è logico, è ovvio. Tutto quello che ha determinato lo scioglimento del Consiglio Comunale nasce in fondo da questo. Ma di questo io sono assolutamente consapevole e personalmente lo considero un valore aggiunto. Buongiorno Francesca, innanzitutto un grazie per il garbo, la cortesia, anche lo stile con cui hai sempre affrontato le relazioni personali. Volevo partire un secondo dal discorso che si è fatto prima della comunicazione talvolta magari non adeguata che ha un po' penalizzato questa amministrazione. Per aggiungere un ulteriore aspetto, non tanto guardando al passato quanto al futuro come auspicio magari, se lo condividi, di una nuova amministrazione. La collaborazione con le parti più attive della città, che a mio avviso non sempre è stata delle più adeguate. Solo un esempio, ma per fare un esempio, proprio il caso del Comitato Civico Termale di cui faccio parte, che non ha mai trovato una sponda particolarmente, come posso dire, coinvolta nell'amministrazione comunale. E per esempio nel caso della marcia su Palermo, che è stata un'impennata di orgoglio, almeno così l'abbiamo vista, anche lì non è stato coinvolto il comitato civico e poi tutto si è esaurito in quella marcia senza che almeno in termini di conoscenza collettiva ci sia stato un significativo seguito. Quindi questo aspetto della collaborazione con le parti attive e sociali della città, e aggiungo a proposito delle anticipazioni di cassa, e finisco, è sicuramente un fatto positivo che si sia arrivati a zero per i servizi essenziali. Beh, io avevo fatto nel mio piccolo un'interrogazione pubblica per sapere dove vanno a finire i soldi delle multe che per il 50-70% al di là dei casi devono essere utilizzati per la manutenzione delle strade. Non ho mai avuto risposte, anche questo un po' ha caratterizzato l'amministrazione, quel discorso delle collaborazioni. Ecco, è vero, ci sarà la nuova rete idrica, però lo stato della viabilità urbana è veramente di una città bombardata. Quindi, ok, accogliamo con orgoglio il fatto che si chiude a zero il discorso dell'anticipazione. Forse però tra i servizi essenziali c'è quello dello stato delle auto che circolano in questa città, o comunque dell'immagine che offriamo, e quindi qualcosa di più al decoro, in particolare per la viabilità urbana, forse secondo me andava fatto.
Sì, allora, a proposito dell'anticipazione di liquidità, ovviamente non significa non fare interventi per non avere lo sforamento sull'anticipazione di liquidità, è tutt'altro, anticipazione di liquidità. Bisogna dire perché, come dire, questa domanda volevo stare zitto, ma non lo posso fare perché... E più volte è stato detto, se abbiamo un'anticipazione di cassa, quindi una cassa positiva, perché si è speso meno. Non è assolutamente vero, perché la cassa riguarda la correlazione temporale tra entrate e uscite. Gli stanziamenti e gli impegni di spesa che sono stati fatti, quindi, nel bilancio del Comune di Sciacca, vi invito ad andare a vedere, oltre che al bilancio di previsione 22-24 approvato, il rendiconto che sarà di prossima approvazione, dove gli impegni di spesa sono aumentati. Quindi questo non significa che si è speso meno, questo lo voglio dire, non solo dire, ma lo voglio anche puntualizzare. Quello che, perché è diciamo un'informazione fuorviante dire che il Comune ha risanato i conti oppure ha un'anticipazione di cassa positiva perché ha speso meno, è assolutamente la cassa riguarda un ente, un'azienda, un soggetto imprenditore, anche un privato, va il rosso nel conto corrente quando lo sfasamento finale spende prima di avere incassato, ma quello è un altro ragionamento al di là del totale. Quindi questa è una puntualizzazione che ho voluto fare. C'è il 208 del codice della strada che lo prevede, c'è una suddivisione precisa. Noi siamo tra il 30% che ha detto. Sì, il contributo delle parti sociali, questo mi spiace che venga percepito così, perché in realtà abbiamo incontrato l'universo, abbiamo incontrato l'universo mondo. Quindi abbiamo collaborato con tantissimi, devo dire. Sinceramente. Poi a volte, se la collaborazione è accettare, anche lì accettare una linea, poi magari forse è questo, non ci si è incontrati sulla linea da seguire, magari sul contenuto ma non su se la linea, perché anche con riguardo alle terme, devo dire che con riguardo alle terme molte delle istanze che sono state portate al tavolo sono state poi perorate davanti al governo regionale, quindi comunque sì. E anche sulla marcia io non sono d'accordo che non sia servita a nulla, perché non è vero, perché comunque se n'è parlato nelle reti regionali, nelle reti nazionali, se ne sono occupati molti in Italia, hanno scoperto che c'era un problema Terme a Sciacca, quindi che non sia servita a nulla, forse no. Ah vabbè, dopo sempre la siamo, se io, una cosa sola volevo capire, nei limiti della riservatezza delle ragioni di ciascuno, però un motivo personale e uno professionale vorremmo conoscerlo per le ragioni, allora, per quelli che sono ricandidati. Sì, il motivo personale l'ho già detto, in realtà era nascosto nel ringraziamento che ho fatto quando 5 anni fa mi è stata proposta la candidatura a sindaco, cosa a cui mai avevo pensato. Io ho risposto sì per un problema di coscienza civica, perché ho detto io credo nelle istituzioni, se si può fare qualcosa si deve fare qualcosa, se si è chiamati a fare qualcosa per la collettività è giusto rispondere sì. Ma per scegliere, per dire sì veramente, io ho deciso insieme alla mia famiglia, cioè in quella scelta c'è la scelta prima che mia, la scelta dei miei figli, di Nicolò, di Mariele, in ordine proprio di importanza, prima dei miei figli, di mio marito e mia. La mia famiglia in questo momento è indisponibile. Le stesse persone mi hanno detto mamma no, e per me questo è un motivo personale primario. Poi con riguardo al motivo professionale è logico, io sono un professore universitario, io ho interrotto praticamente, non dico l'attività perché ho continuato a svolgere la mia attività didattica, ma ho dovuto interrompere l'attività scientifica. L'università è il mio mondo, è il mio lavoro, non posso continuare a non produrre
in quel mondo che è mio, che ho fortemente voluto, che con sacrifici sono riuscita ad avere, e perciò a questo punto il motivo professionale, anche quello, mi impedisce di andare avanti. L'ultima domanda, penso che siamo in chiusura. Il suo futuro politico, l'ha detto quando si è candidata, ovviamente non era un politico, veniva insomma dal mondo delle professioni, oggi ha una tessera del PD. Volevo sapere cosa farà nel futuro. Ho fatto la stessa domanda anche a suo fratello, che mi ha detto: sicuramente non starò fermo, conoscendo il mio carattere. Voglio sapere lei invece cosa farà. Pensa di avere un futuro politico? La vedremo per esempio in strada durante la campagna elettorale? In questi anni l'abbiamo vista veramente poco in strada. Lei ha detto sempre: perché dovevo lavorare. Quindi magari c'è un futuro diverso per Francesca Valenti? Allora, un'esperienza politica segna profondamente, soprattutto in una persona che forse geneticamente una propensione per l'impegno politico ce l'ha, perché io sono cresciuta dentro la politica, l'ho sempre guardata non favorevolmente perché la vedevo come privazione. Io sono cresciuta con papà molto impegnato in politica, non era a casa per questo, quindi un po' lo subivo il suo impegno politico. Crescendo ho capito che non era esattamente così, e quindi è vero, io sono stata catapultata in questa esperienza che non mi apparteneva, ma io ritengo che intanto ritengo che chi è stato sindaco di una città con questa forte esperienza politica non possa non continuare a spendersi per la propria città. Questo io credo che sia anche quello un atto dovuto nell'impegno e nel momento in cui si è assunta questa responsabilità. E a parte questo, sì, io continuerò a fare politica. Ci sono tanti modi per fare politica, ma certamente non scomparirò dal panorama politico, almeno in questo momento. Anche io credo che non starò ferma, e anche io credo che un mio coinvolgimento politico con quella politica a cui accennavo prima ci sarà.